stadio anche per la Lazio. E adesso noi andiamo in diretta da Amatrice, perché la cittadina simbolo della devastazione del sisma in centro Italia oggi vive una giornata di grande significato e anche di commozione, come ci racconta in diretta il nostro Federico Pini. Federico, a te. È vero, perché ha riaperto il bar storico in questa frazione, lo vedete alle mie spalle, una struttura in legno, però prima vorrei mostrarvi anche quello che rimane di questo bar, le macerie, vedete la distruzione, è come in un gioco di specchi, poi ecco il segno della speranza. Questa struttura in legno, che è arrivata grazie alla gara di solidarietà delle associazioni di categoria, dei volontari, e dunque vedete un giorno di festa, tante persone. Vi vogliamo mostrare anche proprio in presa diretta questo. È il bar, e questo è il bancone originario in legno e anche la macchina del caffè che il proprietario, un giovane proprietario, ci ha raccontato hanno recuperato tra le macerie e tra la neve anche, perché vi ricordate c'è stato anche il maltempo qui. Dunque veramente un po' il cuore di questo bar, ma anche il centro sociale che rappresenta in una realtà piccola come una frazione di Amatrice, questa struttura dove tanti giovani, tante persone arrivano. Vi ricordo per esempio che sono 10.000 le imprese che erano attive sul territorio, quindi il cuore dell'economia, e dopo il sisma purtroppo bisogna ricostruire. Lì nello studio. Grazie a Federico Pini e un saluto ad Amatrice in questa giornata così importante.